In questo episodio andrò a toccare una serie di argomenti concatenati tra di loro, che partono dalla library. Il tutto nei limiti di questa prima stagione di tutorial che è di livello basic. Ti darò qualche elemento in più quindi sulla library, sugli inspector, sulle patch e sui plugin. Andiamo subito a cominciare che oggi c'è tanta roba. Come sai, la library contiene le patch e per aprirla o chiuderla puoi usare il pulsante della control bar, ma anche andare dal menu view selezionando Show o Hide Library. Andiamo ora a vedere in dettaglio gli elementi della library. In testa troviamo un'icona, rappresenta la patch selezionata, ma dopo aver applicato la patch alla traccia puoi cambiare l'icona alla traccia stessa. Immediatamente sotto c'è il campo di ricerca rapida delle patch per nome. A seguire l'elenco delle categorie e delle patch. In base alla traccia selezionata, nella library troverai le patch specifiche per il tipo di traccia. Sai già che sulla sinistra ci sono le categorie e sulla destra le patch che puoi scegliere per la traccia selezionata. O puoi trovarci anche delle sottocategorie con ulteriori patch e così via. Insomma, un'organizzazione gerarchica come per le cartelle del Finder. Tra categorie e patch ci si può spostare rapidamente anche con i tasti freccia della tastiera. Un po' diversa è l'interfaccia per il drummer. Quando selezioni una traccia drummer in alto nella library vedrai l'avatar del batterista virtuale con una breve bio che ne indica le caratteristiche. A seguire puoi scegliere i generi e selezionare uno dei batteristi disponibili, oltre al kit di batteria dalla finestra che in questo caso troverai più in basso. Ogni drummer ha anche le sue impostazioni predefinite che puoi scegliere dal lato sinistro del drum editor. In basso c'è il pop-up menu delle opzioni, da cui puoi fissare la patch predefinita. Puoi fare refresh della library, unire le patch e scegliere se vedere le nuove patch disponibili per il download. Poi c'è il pulsante revert per riportare una patch alle impostazioni salvate, cancellando così le modifiche apportate. Il pulsante delete per cancellare una patch salvata, non quelle di Logic, solo quelle create da te. E il pulsante Save per salvare le patch con le impostazioni correnti come una nuova tua patch personalizzata. Passiamo ora a vedere gli inspector, che sono finestre di controllo da cui puoi visualizzare e modificare alcuni parametri per le regioni, le tracce e altri elementi. Per aprire l'inspector puoi cliccare sul pulsante Inspector nella control bar o dal menu View selezionando Show Hide Inspector. Per aprire invece l'inspector della regione selezionata come finestra separata, puoi usare il Key Command Option Shift R. I parametri visualizzati nell'inspector dipendono dal tipo di elemento selezionato e su quale area di lavoro hai il focus. Quando si lavora nella Trax Area, l'inspector visualizza i parametri delle regioni e delle tracce. E in basso c'è l'inspector delle Channel Strip. Dall'inspector di regione puoi visualizzare e modificare i parametri di riproduzione, inclusa la trasposizione e la quantizzazione, per le regioni selezionate. Dall'inspector di traccia puoi visualizzare e modificare vari parametri della traccia selezionata, tra cui la trasposizione, la velocity e il delay. Tutte le regioni della traccia sono influenzate da questi parametri. Dall'inspector della channel strip puoi invece accedere rapidamente alla channel strip della traccia selezionata e alle sue mandate senza dover aprire il mixer.
La channel strip di sinistra corrisponde alla traccia selezionata e si configura in base al tipo di traccia. La channel strip di destra mostra di default la channel strip stereo output, ma può anche mostrare un aux utilizzato dalla channel strip di sinistra. Gli aux sono channel strip ausiliare che vengono utilizzate per instradare l'output da più tracce a un singolo canale. Dalle channel strip puoi mutare e mettere in solo la traccia, usare il fader per regolare il volume e il knob per regolare la posizione del pan, sia della traccia che del canale di output. Puoi definire le mandate ed eventuali canali ausiliari e instradare il segnale in uscita delle tracce. Puoi agire sui plugin di effetti, sia per le tracce che per i canali aux o di output, e agire su strumenti software o effetti MIDI. Questo solo per le tracce di tipo software instrument. In futuri episodi vedremo anche gli inspector per altre aree di lavoro, come per esempio l'inspector degli eventi o quello dello score. Come avrai già notato, il contenuto della channel strip di sinistra cambia non solo in base al tipo di traccia che selezioniamo, ma anche cambiando patch attraverso la library. Infatti, nelle patch sono memorizzate le impostazioni della channel strip, compresi i plugin MIDI e relativi settings per le tracce software instrument, i plugin dello strumento e anche qui per i relativi settings per le tracce solo software instrument, gli effetti e relativi settings per le tracce audio, le informazioni di routing, e possono contenere metadati per smart controls e controller mapping. Puoi apportare modifiche a una patch cambiando le impostazioni della channel strip, per esempio aggiungendo o togliendo plugin, modificando i parametri dei plugin, ma puoi anche creare una patch da zero e alla fine salvarla nella library. Quando si salva la prima patch personalizzata, si crea nella library una nuova categoria dal nome User Patch. Indirettamente ho già lasciato trapelare di fatto che ci sono diversi tipi di plugin. Logic Pro include una collezione di plugin di elevata qualità che puoi usare per modellare il suono delle tue registrazioni. I plugin che puoi usare nella channel strip sono di tre tipi: plugin MIDI, plugin di strumenti e i plugin di effetti. I plugin MIDI, presenti nella finestrella in cui compare la scritta MIDI FX se non ce ne sono di già selezionati, sono presenti solo nella channel strip degli strumenti software ed elaborano o generano dati MIDI in tempo reale riprodotti da una regione MIDI o da una tastiera MIDI. I plugin di strumenti, dalla finestrella Instrument se non ci sono già strumenti selezionati, possono essere usati nelle channel strip di strumenti software o dai drummer. Rispondono a messaggi di note MIDI e quindi possono essere suonati usando una tastiera musicale o un altro controller MIDI, oltre che attraverso la tastiera del computer stessa. I plugin di effetti, selezionabili dalla finestrella in cui compare la scritta Audio FX se non è già piena, possono essere usati nelle channel strip audio, strumenti, drummer, aux o quella di output. Gli effetti modificano il suono del segnale in ingresso della channel strip. Oggi ti ho dato diversi elementi per giocherellare con Logic e sperimentare. Dal prossimo episodio ci avvicineremo sempre di più alla fonte delle nostre note, scoprendo come manipolare le regioni, e a seguire ti farò vedere come usare i tanti editor presenti in questa DAW.
Buon gioco! Thank you.